Ciao a tutti da Katia e bentornati nel mio canale. Allora, come potete vedere dall'immagine, io oggi per il mio progetto ho scelto di utilizzare questo filato della Mistrico Sortilege Color. E vi faccio vedere la particolarità di questo filato. All'interno del gomitolo ci sono queste sfumature che poi, man mano che si va avanti, ecco, vengono fuori, diciamo, questi colori che dà veramente un bell'effetto. Vi faccio vedere. Che poi nell'introduzione l'ho messo anche sul manichino per farvi vedere la lavorazione. È un filato bellissimo, a me piace tanto. Allora, diciamo che anche è molto morbido e si lavora benissimo. L'etichetta consiglia l'uncinetto del 3, 3,5. Io per lavorare, per fare le maniche, ho utilizzato l'uncinetto del 2,5, anche per fare, diciamo, il punto intrecciato. Quindi la manica l'ho lavorata con l'uncinetto del 2,5. Le prime righe, diciamo, i primi giri, l'ho lavorato con l'uncinetto del 3,5 e poi sono andata avanti con l'uncinetto del 2,5. Quindi si lavora bene anche con l'uncinetto più piccolo. Allora, dicevo che è un filato molto morbido, è molto sottile, la lavorazione viene, diciamo, si lavora benissimo. E il mio maglione risulta leggero perché ho utilizzato 340 grammi di filato, però è molto morbido e caldo. Allora, vi dico la composizione di questo filato, che è 70% acrilico, 24% lana merinos, 6% poliestere, quindi il filo lurex, 100 grammi, 470 metri. Allora, per quanto riguarda la lavorazione, io ho preso la circonferenza del mio sottocollo. Prendendo la circonferenza, ho fatto delle catenelle fino ad arrivare alla mia circonferenza. Quindi io ho iniziato con 100 catenelle con l'uncinetto del 3,5. Quindi ho fatto 30 maglie alte sul davanti e poi ho fatto un aumento, 20 maglie alte per la manica, aumento, 30 maglie alte dietro per la schiena, aumento, 20 maglie alte per l'altra manica e un aumento. Quindi ho fatto 100 catenelle più 4, quindi in tutto 104 catenelle. Ad ogni giro si aumentano i punti fino ad arrivare al sottobraccio. Quindi man mano che sono andata avanti, io ho provato il mio lavoro. Quando sono arrivata al mio sottobraccio, ho chiuso i due angoli. E poi ho lavorato sempre a giro fino ad arrivare all'altezza, all'incirca all'altezza della vita, all'altezza della cintura dei pantaloni, ecco, per intenderci. E da qui ho iniziato a fare questo bordo. Io mi sono fermata qui. A chi piace può continuare, può fare anche un mini abito oppure una maxi maglia da indossare con dei leggings o appunto lasciarlo così, come un maglioncino da indossare con dei pantaloni, con dei jeans, oppure un semplice abitino. Ok? Ripeto, la lavorazione è molto semplice. Il filato fa la sua parte, sicuramente è lui il protagonista, perché poi la lavorazione è tutta maglia alta. L'unica particolarità è questo, diciamo, questo bordo intrecciato. Ok? Allora, con l'uncinetto del numero 4 ho avviato 104 catenelle. Quindi per la mia maglia ho avviato 100 catenelle più 4 per formare gli angoli. Quindi adesso lavoro con l'uncinetto del 3,5. Quindi chiudo il mio lavoro a cerchio, girando le catenelle tutte dritte, così. Vado nella prima catenella e chiudo con una maglia bassissima. Adesso faccio 1, 2,
3 catenelle più 2 di separazione. Quindi inizio col primo angolo, rientro nella stessa catenella e lavoro ancora una maglia alta. Adesso lavoro 30 maglie alte, quindi lavoro una maglia alta in ogni catenella di base. Due, tre, quattro, cinque. Allora arrivo fino a 30. Eccomi, lavorate le mie 30 maglie alte. Adesso lavoro un altro aumento, quindi vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta. 2 catenelle, rientro nella stessa maglia e lavoro ancora una maglia alta. Adesso per la manica lavoro 20 maglie alte, quindi vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta, fino ad arrivare a 20 maglie alte. Eccomi, allora ho lavorato le mie 20 maglie alte, quindi ho lavorato qui dove dobbiamo lavorare poi la manica. Adesso faccio ancora un aumento, quindi vado nella maglia seguente, lavoro una maglia alta, 2 catenelle, rientro nella stessa maglia e lavoro ancora una maglia alta. Adesso devo lavorare 30 maglie alte. Faccio un aumento, dopo le 30 maglie alte lavoriamo una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta nella stessa maglia di base. Dopodiché lavoriamo ancora le 20 maglie alte per la manica e poi vado a chiudere qui nella terza catenella con una maglia bassissima. Ok? Quindi adesso lavoro le mie maglie, ci ritroviamo alla fine del giro. Eccomi, sono alla fine del giro, quindi ho lavorato le mie 20 maglie alte, le ultime maglie alte, per lavorare la manica. E adesso vado a chiudere nella terza, scusate, nella terza catenella con una maglia bassissima. Quindi qui è dove abbiamo l'angolo. Adesso faccio 1, 2, 3 catenelle, vado nell'archetto delle 2 catenelle, lavoro una maglia alta, 2 catenelle. E una maglia alta, una maglia alta nella maglia seguente. E adesso lavoro una maglia alta in ogni maglia alta, così fino ad arrivare al prossimo aumento. Così. Eccomi, sono arrivata dove abbiamo qui l'angolo. Quindi lavoro la mia maglia alta, qui abbiamo l'angolo, quindi una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta. Vado nella catenella che forma l'angolo, scusate, nella maglia che forma l'angolo e lavoro una maglia alta. Una maglia alta nell'archetto delle 2 catenelle, 2 catenelle di separazione. Rientro nell'archetto e lavoro ancora una maglia alta. Una maglia alta nella seconda maglia che forma l'angolo. E adesso vado avanti a lavorare le maglie alte. Quindi vado nella maglia seguente, lavoro una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta, fino ad arrivare qui dove abbiamo l'aumento, l'angolo. E facciamo la stessa cosa poi fino alla fine del giro, quindi facciamo una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta nell'archetto delle 2 catenelle, lavoriamo una maglia alta nella maglia che forma l'angolo e poi lavoriamo tutte le maglie alte. Qui abbiamo ancora un aumento e poi arriviamo alla fine del giro. Insomma, dobbiamo ripetere questi giri fino ad arrivare all'altezza degli scalfi. Quindi è una lavorazione molto semplice, tutta a maglia alta. Perché il filato, almeno secondo il mio parere,
Questo filato non ha bisogno di punti particolari perché è sfumato, ha tantissimi colori e quindi una lavorazione molto semplice già è bella di suo, ecco, voglio dire. Quindi non faccio dei punti particolari. Quindi vado avanti così. Ci ritroviamo alla fine del giro, iniziamo insieme ancora il prossimo giro e poi andate avanti da sole, ripeto, fino ad arrivare all'altezza degli scalfi, ok? Eccomi, sono alla fine del giro, quindi ho lavorato le mie 30 maglie alte, ho fatto l'aumento, 20 maglie alte. E adesso vado a chiudere qui nella terza catenella con una maglia bassissima. Ok. Vado nell'archetto. Lavoro 1, 2, 3 catenelle più 2 di separazione. Rientro, maglia alta. E continuo. Adesso lavoro sempre al giro, ripeto, fino ad arrivare all'altezza degli scalfi. Quindi dobbiamo aumentare negli angoli ad ogni giro. Ok? Faccio vedere. Questo è il collo. Quindi ci ritroviamo adesso che lavoriamo, il lavoro si allarga, ok? Quindi man mano che andate avanti, provate il vostro lavoro. Quando arrivate all'altezza sotto le braccia, all'altezza degli scalfi, allora poi chiudiamo il lavoro. A dopo. Eccomi, allora io sono arrivata alla mia misura, sono arrivata a circa 22 centimetri, quindi adesso sono pronta per chiudere e formare lo spazio per fare le maniche, quindi lo spazio per le braccia. È molto bello, mi piace tantissimo questo filato con questi colori. Allora, ho iniziato il mio giro. E sono arrivata qui dove abbiamo l'angolo. Quindi per chiudere non dobbiamo fare altro che lavorare una maglia alta all'interno delle due catenelle di separazione. È molto semplice chiudere gli scalfi. Allora, lavoro le maglie alte. Tolgo il marcapunti. E vado qui nell'archetto delle due catenelle e lavoro una maglia alta. Prendo l'altra metà e lavoro una maglia alta all'interno delle due catenelle. Stringo un pochino il filo in modo da chiudere bene, così. E adesso continuo a lavorare le mie maglie alte. Allora, scusate che ho saltato una maglia. Ok. Quindi dicevo, continuo a lavorare tutte le mie maglie alte fino ad arrivare a chiudere l'altra manica. Quindi questa è la manica. Adesso lavoro tutta questa parte fino ad arrivare qui dove abbiamo l'angolo. E facciamo la stessa cosa, quindi andiamo nell'archetto delle due catenelle e lavoriamo una maglia alta e poi ci agganciamo nell'altro angolo qui e lavoriamo una maglia alta. E poi chiudiamo il giro, ok? Quindi allora
Adesso lavoro tutta questa parte e arrivo qui. E qui lo facciamo insieme. Eccomi, sono arrivata qui dove abbiamo l'angolo, gli aumenti. Quindi adesso lavoro la mia maglia alta e qui nell'archetto delle due catenelle lavoro una maglia alta. Adesso prendo l'altra estremità e vado a lavorare una maglia alta nell'archetto, così, e adesso vado a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella, in questa maniera. E adesso ricominciamo, facciamo 3 catenelle. Allora vi faccio vedere come inizio il lavoro. Allora tiro un pochino il filo, giro l'uncinetto in questa maniera e rientro proprio qui. Prendo il filo, tengo il filo che ho girato, lo tengo col dito, quindi prendo il filo ed esco da due. E adesso esco da due, così. E continuo a lavorare. Allora, ve lo faccio rivedere. Ok, allora non sono bravissima, diciamo che l'ho scoperto adesso come fare in modo che non si forma la righina quando chiudiamo il giro. Allora tiro su il punto come se dovessi fare all'altezza di una maglia alta, ok? Giro l'uncinetto e tengo il filo con il dito. Rientro nella stessa maglia, quindi prendo il filo ed esco da due e ancora esco da due. Così. E adesso continuo a lavorare. Iniziando il lavoro in questa maniera, evito, diciamo, la righina che si forma quando si chiude il giro e si ricomincia. Ok, allora lavoro adesso a maglia alta, faccio tutto il giro a maglia alta. Quindi lavoro una maglia alta in ogni maglia alta. Quindi in ogni maglia alta lavoro una maglia, ok? Eccomi, sono arrivata alla fine del giro e ho chiuso nella prima maglia. Adesso ricomincio il giro. Quindi inizio in questa maniera. Prendo il filo, giro l'uncinetto, rientro nella stessa maglia e faccio una maglia alta. Così. E adesso continuo a lavorare. Allora, adesso continuo a lavorare fino ad arrivare alla lunghezza desiderata. Quindi dobbiamo andare avanti sempre a lavorare le maglie alte. Adesso io non so quanti giri, quanti centimetri farò, quindi man mano che vado avanti, poi provo il mio vestito e poi decido quando mi voglio fermare. Ok, quindi adesso dobbiamo lavorare sempre a giro. Quindi adesso vado avanti per un po' e poi ci ritroviamo per fare le maniche. Ok? Eccomi qua. Allora, io sono andata avanti un po', sono andata avanti circa 30 centimetri. Allora, io avevo detto di continuare a lavorare a maglia alta fino alla lunghezza desiderata. Allora, voi sapete che io quando inizio il lavoro, soprattutto quando non seguo uno schema, man mano che vado avanti cambio idea, cioè cambio la lavorazione. A chi piace può continuare tranquillamente a lavorare tutta maglia alta e quindi sicuramente è una lavorazione molto facile per le principianti, per quelle che hanno appena iniziato a lavorare all'uncinetto. Per quanto riguarda diciamo la mia lavorazione, io adesso, come dicevo, sono arrivata a 30 centimetri da
Io ho misurato da qui sotto dallo scalfo fino ad arrivare alla, diciamo, alla vita, circa per intenderci alla cintura dei pantaloni, ecco, per essere. Allora, dicevo, voglio cambiare la lavorazione, quindi questa lavorazione, man mano che vado avanti, poi deciderò se la voglio fare anche nei polsini e nel collo. Voglio fare dei punti puff, quindi per chi vuole fare un vestito può continuare a lavorare i punti puff oppure si può fermare a fare un maglioncino. Decidete voi quello che volete fare. Io vi propongo le idee e poi voi decidete se volete continuare come un vestito oppure come continuare come una maglia, fare una maglia. Allora, inizio con 3 catenelle, avvicino, quindi le 3 catenelle sono la prima maglia alta. Allora, ho messo il lavoro. Così. Allora, inizio con 3 catenelle. 1, 2, 3. Salto 2 maglie, 1, 2. Nella terza maglia lavoro una maglia alta. 2 catenelle. Filo sull'uncinetto, torno indietro qui dove ho lavorato le 3 catenelle. Quindi torno indietro e lavoro dei punti allungati, il punto puff. Quindi faccio 1, 2, 3. 4, 5. Allora io faccio 5 maglie allungate perché dato che il mio filato è abbastanza sottile, quindi voglio che il mio punto risulti, come dire, un pochino cicciottello. Ecco. Quindi se avete un filato più grosso, fate invece di 5 punti allungati, magari ne fate 4, dipende dallo spessore del vostro filato. Poi, se usate il mio filato, fate 5 maglie allungate. Allora, fate le 5 maglie allungate. Adesso tengo il filo del gomitolo con la mano sinistra, così. Quindi adesso prendo il filo sull'uncinetto e chiudo tutte le maglie. Riprendo il filo del gomitolo, così. Esco da uno e adesso chiudo, esco da due. Contando qui dove ho lavorato la maglia alta, faccio 1, 2, nella terza lavoro una maglia alta. 2 catenelle, torno indietro e quindi qui dove ho lavorato la maglia alta rientro e lavoro il punto puff. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo il filo del gomitolo con la mano sinistra. Aggancio l'uncinetto e chiudo tutte le maglie. Rientro qui, mi aggancio il filo del gomitolo, che è questo di sinistra, quindi entro, esco da uno e adesso esco da due. E continuo. Quindi qui ho lavorato la maglia alta e conto 1, 2, nella terza una maglia alta, 2 catenelle. Torno indietro e rientro qui dove ho lavorato la maglia alta e faccio le mie maglie allungate. 2, 3, 4, 5. Tengo il filo con la mano sinistra, chiudo tutte le maglie, riprendo il filo, esco da uno ed esco da due, così. E continuo. 2 catenelle,
torno indietro e faccio le maglie allungate. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, quindi adesso vado avanti così per tutto il giro. Eccomi, allora sono alla fine del giro. Ho fatto il mio punto puff. Adesso qui mi restano due maglie. Mi aggancio qui dove ho lavorato le 3 catenelle iniziali. Quindi vado nella terza catenella e lavoro una maglia bassissima. Adesso faccio 2 catenelle e lavoro qui dove ho lavorato l'ultimo punto puff, quindi entro e lavoro 1, 2, 3, 4, 5. Adesso vado a chiudere qui dove ho lavorato qui dove abbiamo il punto puff, ecco. Qui vado a chiudere con una maglia bassissima, così. Giro il lavoro sul rovescio. Faccio una maglia bassissima e vado qui dove ho lavorato le 2 catenelle. Allora, faccio una maglia bassissima e inizio con 1, 2, 3 catenelle, che sono la prima maglia alta. Vado qui nel prossimo punto, nelle 2 catenelle, abbiamo fatto una maglia alta e 2 catenelle di separazione e poi siamo tornati indietro e abbiamo lavorato il punto puff. Quindi vado all'interno delle 2 catenelle. Lavoro una maglia alta, 2 catenelle, e adesso torno indietro qui dove ho lavorato le 3 catenelle, rientro e lavoro il punto puff. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo il filo, chiudo tutti i punti, riprendo il filo, esco da 1. E adesso esco da 2. Adesso lavoro una maglia alta nel punto puff seguente. Quindi qui abbiamo lavorato la maglia alta, lavoro nel punto puff seguente. Quindi faccio una maglia alta, 2 catenelle, rientro qui dove ho lavorato all'interno delle 2 catenelle, ho lavorato una maglia alta, quindi rientro e lavoro il punto puff. 1, 2, 3, 4, 5. Prendo il filo, chiudo tutte le maglie, riprendo il filo, esco da 1 ed esco da 2. Adesso vado nell'archetto seguente, la maglia alta, 2 catenelle, torno indietro dove ho lavorato la maglia alta. Quindi entro nelle 2 catenelle e lavoro il punto puff. 2, 3, 4, 5. Prendo il filo, aggancio, chiudo tutte le maglie, riprendo il filo, esco da 1 ed esco da 2. Continuo così fino alla fine del giro. Alla fine del giro vi faccio rivedere come iniziare di nuovo il primo giro, perché lavoriamo un giro sul dritto e un giro sul rovescio. E poi andate avanti da sole. Penso che la stessa lavorazione la farò, farò i polsini, le maniche. E penso che farò anche il collo della maglia o vestito, quello che volete
quello che volete fare. Quindi maglia alta, 2 catenelle, torno indietro, quindi vado nell'archetto dove ho lavorato la maglia alta e lavoro il punto puff. 1, 2, 3, 4, 5. Io sto lavorando con l'uncinetto del 3,5. Però dipende anche da voi, dipende anche dalla vostra mano. Quindi se volete lavorare con l'uncinetto del numero 3, del 3,5, del 4, perché si lavora benissimo anche con l'uncinetto del numero 4, dipende dalla vostra mano. Quindi se lavorate stretto, provate a lavorare con un uncinetto mezza misura più grande. Prendo un po' di filo. Faccio vedere l'ultimo. Allora, vado qui dove abbiamo le 2 catenelle, quindi entro con l'uncinetto, prendo il filo, faccio una maglia alta, 2 catenelle, torno indietro e lavoro il punto puff. 1, 2, 3, 4, 5, non mi ricordo se facevo 5 o 6, comunque 5, prendo il filo, chiudo. E questo è il risultato. Quindi vado avanti così per tutto il giro. Ci ritroviamo alla fine del giro. Vi faccio rivedere come iniziare di nuovo il lavoro sul dritto e poi potete continuare da sole. Eccomi, sono arrivata quasi alla fine. Allora, qui è dove abbiamo fatto il primo punto puff del primo giro. Quindi entro qui dove abbiamo le 2 catenelle e lavoro una maglia alta. 2 catenelle. Torno indietro qui dove ho lavorato la maglia alta. Quindi lavoro il punto puff. 1, 2, 3, 4, 5. Prendo il filo, chiudo le maglie, riprendo il filo, faccio la maglia bassa. E adesso vado a chiudere qui dove abbiamo le 2 catenelle dove abbiamo iniziato con il punto puff. Quindi entro qui dove abbiamo le 2 catenelle, faccio una maglia bassissima. 1, 2, 3 catenelle. Giro il lavoro sul dritto. Allora, facciamo così. Allora, ho perso il punto, scusatemi. Allora, chiudo qui. Con una maglia bassissima, giro il lavoro sul dritto, vado proprio qui, rientro, faccio una maglia bassissima e vado nell'archetto delle 2 catenelle in questa maniera e inizio 1, 2, 3 catenelle. Quindi ricomincio a fare il punto, vado nell'archetto seguente, quindi abbiamo il punto puff e le 2 catenelle, vado nell'archetto, lavoro la maglia alta. 2 catenelle, torno indietro e lavoro qui nell'archetto dove ho iniziato con le 3 catenelle e faccio il punto puff. 1, 2, 3, 4, 5. Prendo il filo e chiudo. Allora, 1, 2, 3, 4, 5. Chiudo le maglie, riprendo il filo, maglia bassa. Archetto seguente, maglia alta. 2 catenelle, torno indietro, dove ho lavorato la maglia alta, lavoro il punto puff. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Quindi dobbiamo ripetere questi due giri, un giro sul dritto e uno sul rovescio. Adesso io vado avanti, poi vi dirò quanti centimetri ho deciso di fare. Ok? Facile come punto, però diciamo poi
l'effetto è bello, è molto bello. Quindi vado avanti, ci ritroviamo poi quando arrivo ad un'altezza che mi va bene, che mi piace. Poi iniziamo a fare la manica e la stessa cosa poi la facciamo anche nella manica alla fine. Iniziamo la lavorazione un pochino all'incirca qui, sopra al polso e poi facciamo un bel polsino con questo punto. Va bene? Ci ritroviamo dopo. Rieccomi. Allora, nel frattempo che vado avanti con il mio bordo, che ancora penso che farò ancora qualche giro, vi faccio vedere come riprendere la lavorazione della manica. Diciamo riprendere la lavorazione molto semplice perché dobbiamo continuare a lavorare. Qui abbiamo tutte le maglie alte, quindi dobbiamo lavorare sempre a giro la maglia alta. Allora, io ho già fatto una manica, eccola. Ho fatto anche il polsino come il bordo. Allora, per quanto riguarda la manica, io ripeto, ho ripreso a lavorare le maglie alte a giro. Ho fatto 5 giri con l'uncinetto del 3,5, 3 giri con l'uncinetto del numero 3 e poi ho finito tutta la mia manica, l'ho lavorata con l'uncinetto del 2,5. Ok? Quindi ho fatto anche il bordino con l'uncinetto del 2,5. Quindi, se a voi piace, fate la stessa cosa. Per quanto riguarda il bordino, tornate indietro con il video e riguardate come abbiamo fatto qui il bordo, ok? Allora, inizio insieme a voi la manica e poi ripeto, è molto facile, quindi potete andare avanti da sole. Allora, vediamo se riesco a trovare il filo. Allora, entro qui nella prima maglia del filo, faccio il mio nodino. Io qui lascio qua questo pezzettino, questo foro che vedete qui. Io vado a cucire perché diciamo che per il mio braccio lo scalfo è troppo largo e allora cucio questo pezzettino. Allora vado nella prima maglia e inizio con 3 catenelle. Come sempre sono la prima maglia alta. Dopodiché vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta. Così. Quindi vado avanti per tutto il giro. Le mie maglie, io ho già fatto la prima manica e quindi le mie maglie sono 62 maglie alte. Eccomi, sono arrivata alla fine del giro. Devo fare la mia ultima maglia alta, quindi vado sotto le maglie. Continuo a lavorare senza chiudere il giro, così diciamo per evitare la righina che si forma quando chiudiamo il giro e dobbiamo ricominciare. Quindi vado qui. Dopo ho iniziato con le 3 catenelle, continuo a lavorare la maglia alta in questa maniera. Metto un marcapunti in modo da segnare dove ho iniziato i giri. Quindi qui metto un marcapunti e continuo a lavorare. Quindi ripeto, faccio 5 giri con l'uncinetto del 3,5, dopodiché lavoro con l'uncinetto del numero 3 per 3 giri e poi vado avanti a lavorare tutta la mia manica con l'uncinetto del 2,5. Per fare il bordo, il polsino, riguardate diciamo il video dove abbiamo fatto il bordo della maglia. Stessa cosa, poi farò anche il collo. Ok? Allora, io adesso finisco la mia manica, finisco la mia maglia che farò il polsino e il bordo dello scollo, poi lo metto sul manichino, vi faccio vedere come il risultato finale. Va bene? Intanto vi saluto, vi ringrazio e
alla prossima volta. Un bacione a tutti, ciao.